Danilo Lauteri, per gli storici grandissimo giocatore ma anche grande allenatore, un sergente di ferro. La partita è durata fino al calcio di rigore. Beh sì, loro hanno portato la partita sulla grinta, sui lanci lunghi, perché avevano il vento a favore, come hanno preso un pochino, abbiamo preso le distanze, poi abbiamo fatto il gol sul rigore, hanno dovuto aprirsi e noi siamo andati giù a valanga poi. Insomma, la partita non è stata mai in discussione. No, la partita finché sullo 0-0 loro con i loro contropiedi avevano il vento a favore e hanno dato un pochino fastidio, dopo no, dopo, sinceramente dopo il primo gol che hanno preso sul rigore hanno avuto problemi a fare azioni, insomma a portare il pallone. Poi il secondo tempo siamo stati favoriti dal vento, perciò non potevano neanche lanciare più lungo e lì abbiamo preso le misure, stavamo sempre nella metà campo loro. Vocale nel solco della tradizione lanciato verso la griglia dei playoff. Speriamo che quest'anno andiamo nei playoff come l'altro anno e di vincere questo campionato nazionale, ci stiamo provando, ogni anno ci tentiamo, miglioriamo ogni anno. 4-4-2 che ha funzionato bene con gli esterni al centrocampo, con le diagonali e le sovrapposizioni. Beh, qui il modulo conta fino a un certo punto, poi se hai i giocatori che sanno andare in profondità, sanno saltare l'uomo uno contro uno, è tutto più semplice. Il modulo fino a un certo punto è quello che garantisce la vittoria. Una squadra che fuori casa gioca con carattere e personalità è riuscita ancora una volta a sbancare il Saverio Spinella. Beh, la tecnica aiuta molto, oltre il carattere, la grinta, ma la tecnica aiuta molto. Quando tu hai i ragazzi che sanno saltare l'uno contro uno, dopo diventa tutto più facile. Poi il carattere serve a non farsi intimorire, a replicare, a giocare su ogni pallone, ecco, questo sì. Ci ha riempito gli occhi un giocatore che corrisponde al nome di Campolo, anche se sui singoli è sempre antipatico. No, tutta la squadra funziona bene, lui viene dal settore giovanile della Lievi d'Elite, è una punta di diamante nostra, ancora grezza, ma ci stiamo lavorando per farlo migliorare e portarlo in prima squadra. Un giocatore di cui sentiremo parlare. Speriamo di sì, io me lo auguro, speriamo di sì, ma è meglio stare con i piedi per terra per il momento.